Certo, dovremmo avere il Tocci, ma probabilmente sta facendo sesso perché è a Roma. Pronto? Augusto, buongiorno. Buongiorno. Scusa se ti ho disturbato mentre facevi sesso, magari. No, sì. Oh, ma lo sai che ieri ho girato tutto il giorno per trovare due bottiglie di vino che prendesse l'aceto, perché non lo trovi più, quello, il vino senza niente, non si trova più. Perché è pastorizzato. Esatto, quello che bevete di solito è un bottigliato, è pastorizzato, quindi non è buono per fare l'aceto. Assolutamente. Ma di questo parleremo un'altra volta, perché oggi Augusto Tocci alla prova del cuoco riporta. Sì, però ho detto oggi, più tardi, alla prova del cuoco, Augusto Tocci riporterà in auge una canzone di Fabrizio De André, La guerra di Piero, che è riferita a Piero, l'imperatore francese, che tornando dalla guerra, te non lo sai, ma così puoi dare una botta di cultura, porta, praticamente si ferma con una ragazza a fare l'amore, e poi scappa, e la canzone dice stupenda, frustando il cavallo come un ciuco tra i glicini e il sambuco, il re si dileguò e scappa. Non... Allora niente, io i fiori di sambuco li porto non per fare l'aceto come fai te, anche se si potrebbe fare, sì, ma per fare un dolcetto che chiamerò con un termine medioevale. Il borselletto con i fiori di sambuco. Il borselletto? Morselletto, come morse. Ah, morselletto. Morselletto, come quello che dà Andrea la Rita in un orecchio, capito? Ah, il morselletto. Morselletto. Anch'io gliene do ogni tanto, ma certi schiaffi. Morto il Tocci. Quindi? Quindi allora niente, si fa prima lo sciroppo, sì, fatto con acqua e miele che abbiamo fatto scaldare, poi ci si mettono, ci si sgranano i fiorellini delle ombrelle dei fiori di sambuco dentro, e questo sciroppo si adopera per fare un dolcetto fatto con le uova, la farina, la pecora, e poi ci si mette un goccino d'olio, lo zucchero e... Se sbatte tutto insieme, un pochino di lievito, un bel goccio, una bicchierata di questo liquore, questa crema si mette in uno stampo e si cuoce in forno per una mezz'oretta. Ma non è un po' caloroso come dolce? Beh, è caloroso, ci sono due uova, lo vorrei mica mangiare tutto insieme. Le uova sono due, la farina è un etto, lo zucchero è un etto. Stamani è incazzato. Se lo mangi tutto in un boccone, è chiaro che è caloroso e anche pesante, ma se lo mangi un pezzetto per volta, come fai la mattina quando vai a fare colazione, dov'è il calore? Va bene, grazie. E poi dopo la cosa simpatica è che questa cosa, prendo le ombrelle di sambuco, le metto in un bel piatto grande colorato, queste sono bianche, spese, e sembra di vedere una specie di trina. Ah, ecco, di ricamo, bello, grazie. E il morso? Che c'entra, ha detto la Rita, il morso che c'entra? No, alla dire la Rita che morselletto era, sì, un termine per chiamare i dolcetti nel periodo medievale, capito? Era un morso di cosa buona. Capito? Sì, ma lei è una torzola, mi spieghi queste cose, via. Lo devo chiamare un altro modo, ditemelo che ancora sono... Io ce l'avrei un'idea, ma un po' troppo per la Rai non mi sembra adatto. dato il fatto che è un po' caloroso. No, lo chiamerei, no? Tipo sambuco del sedere. Ah, ho capito, va bene. Che ne pensi? Va benissimo. Ciao Augusto, ciao, via. Guai alle parolacce. Ciao Augusto, grazie, ciao.